La Torrese vince la sua terza gara consecutiva interna, allunga a 4 la striscia positiva in campionato e batte 2-0 un Coriaceo Capistrello. Partita vivacissima, 2 gol, 2 pali e occasioni da gol in grandissima quantità. Arbitra Sergio Palmieri di Conegliano. Cronaca. Quarto, subito pericolosa la Torrese, scambio stretto al limite tra Carosone, Torbidone e Puglia, destro dal limite, palla che sfiora il palo alla destra di Sallusti. 18esimo, risposta a Capistrello, Leccese si gira in aria, destro anche per lui, attento Bruno. 22esimo, arriva il vantaggio per la Torrese, Cristofori dalle retrovie, lancio in avanti, sbaglia l'intervento Antonelli, controllo in corsa di Carosone e palla in rete, 1-0. 22esimo, reagisce subito il Capistrello, Bolzan col sinistro su punizione, respinge la barriera, chiedono il rigore quelli del Capistrello, prova Mercogliano, Berardi poi scarica per De Meis, destro a botta sicura, palla sul palo. 5 minuti e arriva il secondo legno per il Capistrello, 32esimo, De Meis batte la punizione, schema per il sinistro di Marcos Bolzan ed ancora palo clamoroso. 38esimo, pericolosa la squadra di casa, Torbidone scambia in corsa con Carosone, in aria il sinistro, si salva con i piedi Sallustri. 30 secondi, ci prova da lontanissimo Scartozzi, si supera ancora Sallustri. 43esimo, torna a farsi vedere il Capistrello, Leccese a sinistra, trova lo spazio per il destro in area, ancora attento Bruno. Secondo tempo, riparte fortissimo la Torrese, trova il 2-0, 12esimo, recupera palla Cichetti a sinistra, azione magistrale, la toccano Torbidone, Carosone e Puglia, solo in area, stop e destro Di Girolamo, non può nulla. Un giro di lancette, giallorossi vicini al 3-0, corner dalla destra di Scartozzi, testa di Torbidone, salva Di Girolamo. 19esimo, prova la reazione, il Capistrello, il sinistro di Bolzan trova Mercogliano in ritardo di un secondo per la deviazione in rete. 38esimo, prova a riaprire la gara, Fantauzzi, Bruno salva con i piedi. 42esimo, occasione per il sigillo definitivo Torrese, tutta avanti la squadra ospite, se ne va Torbidone, dribbling in area, sinistro a botta sicura, riesce a deviarla in corner Di Girolamo. 2 minuti di recupero e 3-0 ancora ad un passo, Lolli in area, salva ancora tutto Di Girolamo. Finisce così 2-0 Torrese che sale a 21 punti e aggancia il treno delle zone alte della classifica. Il Capistrello recrimina, gioca una buona partita ma esce ancora una volta con una sconfitta in trasferta. Giudice, nel primo tempo insomma il vantaggio sembrava un po' esagerato perché l'avete controllata bene, avete colpito 2 legni, qualche recriminazione anche nelle decisioni dell'arbitro, poi insomma nel secondo tempo il secondo gol vi ha un po' tagliato le gambe. Vabbè, è chiaro che vieni qua e prendi il secondo gol dopo 10 minuti del secondo tempo, è normale che ti tagliano le gambe, però poi se andiamo a analizzare la partita, non lo so, la partita l'abbiamo vista tutti, quindi a me non va a parlare degli arbitri, delle cose, però penso che non ci sta niente da dire, io non posso rimproverare niente alla mia squadra, quindi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo creato, abbiamo messo in difficoltà la Torrese, poi a noi ha detto male, non è entrata la palla e loro è entrata. Capistrello che comunque è apparso in salute, anche se insomma, rimane questo dato del cammino in trasferta che è un po' diverso da quello in casa. Sì, noi fuori casa non riusciamo a raccogliere quello che facciamo, perché partite come queste ne abbiamo giocate tante, sia in casa sia fuori casa, però poi è chiaro che se non porti, non fai punti, rimane sempre là, rimane la prestazione. L'unica cosa che fa piacere è che vieni qua a giocare contro la Torrese, una squadra forte, perché la Torrese secondo me è una delle squadre più forti, fai la prestazione, crei 3-4 palle gol, però non riesci a mettere la palla dentro, significa che, non lo so, sarà un momento, poi più in là potrai, soffrirai, vinci le partite, ma il momento è questo. Narcisi, terza vittoria consecutiva in casa, quella in trasferta della settimana scorsa era sfuggita per un attimo, Torrese in salute. Torrese in salute, oggi è stata una partita difficile contro un avversario forte,
per gli addetti ai lavori era uno scontro diretto, e l'abbiamo sfruttato nel migliore dei modi, in condizioni non facili. Ci siamo allenati una settimana con tanti acciaccati, parecchi giocatori febbricitanti, e i ragazzi, nonostante questo, oggi sotto il profilo dell'impegno sono stati sicuramente ineccepibili. Adesso, insomma, parlavamo anche la settimana scorsa della parte alta della classifica, siete quinti in attesa delle altre partite, ma insomma adesso siamo lì. Ci godiamo oggi e domani, ci godiamo questo successo, ci godiamo anche questa posizione di classifica. La prossima settimana ci rimettiamo sotto, perché adesso abbiamo degli scontri diretti difficilissimi, il calendario è duro e noi dobbiamo farci trovare pronti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, come abbiamo fatto oggi.